In questo video vedremo come poter scaricare le librerie originali delle case implantari o perlomeno delle più note. È un progetto che stiamo pian piano integrando, quindi saltuariamente consigliamo di verificare le novità. Il punto di partenza e per scaricare i file è sempre la dashboard dall'area riservata del sito di 88dent. Area software è il sottomenu da cliccare per poi scegliere librerie originali. A questo punto clicchiamo nuovamente, copiandoci prima il codice. Questa password verrà messa una prima volta e poi, se verrà salvata in Google, non vi verrà più chiesta. A questo punto si entra e possiamo andare a vedere in realtà le librerie. Procediamo ad esempio scaricando la prima AlphaBio. Come vedete ci sono due cartelle in Implant e Model. Questa sarà la stessa logica dovremo tenere sul nostro desktop, ma questo lo vedremo in seguito. Come vi ho detto, è un progetto in via di sviluppo, quindi abbiamo cominciato pian piano da quelle aziende che stanno fornendo le librerie al nostro partner, il quale le sta criptando convertendole in XSTL, che sarebbe l'analogo dell'SDFA di Exocad, tanto per capirci. A questo punto queste librerie potranno essere lette solo esclusivamente in CAD Lynx Evolution. Ci scarichiamo sempre AlphaBio anche la cartellina riguardante il model, dopodiché andiamo a ricostruire, come ho detto, la nostra cartella, chiamandola librerie originali. In caso le avessimo già scaricate tutte, apriamo decomprimendo il file zip, perché altrimenti software non saprebbe riconoscere la cartella compressa. Ora possiamo eliminare lo zip sia della parte model che sia dalla parte implant. Fatto questo, passiamo nel CAD e andiamo subito a vedere come poter utilizzare queste librerie. Quindi quando arriveremo al punto in cui ci chiede il marker, sceglieremo il percorso dove abbiamo posizionato la nostra cartellina che abbiamo visto prima, e qui vediamo immediatamente tutto quello che riguarda AlphaBio con le piattaforme a disposizione. Scegliamo quella desiderata e la allineiamo allo scanbody. A questo punto andiamo direttamente al Model Builder, perché desidero mostrarvi che, se la struttura delle cartelle verrà costruita come l'esempio appena visto, il software riconoscerà in modo automatico l'analogo corrispondente da posizionare. Ora potremo andare a caricarci immediatamente gli analoghi digitali. Quindi in questa fase andremo semplicemente a creare l'offset di scarico del modello e, come vedete, automaticamente il sistema andrà a pescarsi l'ingombro di quei due analoghi digitali, quindi questo non è altro che una booleana, sarà quella parte che verrà scartata dal modello.